Buongiorno, sono Paolo Azzeni, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Università Roma III e sono qui per presentarvi gli studi di ingegneria con l'invito a prenderli in considerazione. La figura dell'ingegnere è probabilmente abbastanza nota, ma credo che sia importante fare qualche commento, soprattutto perché nel tempo si è certamente evoluta e ampliata con riferimento a tanti settori, effettivamente anche diversi l'uno rispetto all'altro. La prima caratteristica, la più importante di tutte, è che l'obiettivo dell'ingegnere è risolvere problemi. Problemi, tra l'altro, non astratti, ma correlati allo sviluppo e alla società. Tutto questo si fa progettando, costruendo, realizzando, forse ancora prima ideando qualcosa. L'ingegneria ha l'obiettivo, l'ambizione di costruire cose che prima non esistevano, mettendole a disposizione della società. I problemi sono molto spesso difficili da vari punti di vista e richiedono anche competenze scientifiche, tecniche e metodologiche particolarmente sofisticate e che richiedono quindi impegno e studio. Per cominciare con delle cose semplici, proviamo a pensare a che cosa ognuno di noi, per esempio io, ho fatto stamattina prima di venire qui. Appena sveglio ho acceso la radio. La radio è un dispositivo progettato sicuramente da un ingegnere elettronico sulla base di conoscenze sviluppate nei decenni da fisici, ingegneri elettronici e così via. Poi, come ormai molti di noi fanno al giorno d'oggi, io poi sono un ingegnere informatico, ho acceso un computer, ho consultato alcuni siti web per vedere le previsioni del tempo, la posta elettronica, il traffico e così via. E anche qui ho utilizzato tecnologie sviluppate da ingegneri informatici, ingegneri elettronici e così via, l'infrastruttura di rete e i sistemi applicativi che hanno permesso a quei servizi di funzionare certamente sono stati sviluppati da ingegneri. Poi mi sono lavato, ho utilizzato l'acqua proveniente dall'acquedotto. Anche l'acquedotto è stato progettato ed è probabilmente gestito da ingegneri, in questo caso ingegneri civili, in caso nello specifico chiamiamo ingegneri idraulici, guarda caso, perché gestiscono servizi legati all'acqua. Infine sono uscito di casa, ho preso la moto anch'essa progettata, realizzata con il contributo dell'ingegneria, in particolare dell'ingegneria meccanica, e ho usato questa moto su strade, forse un po' sconnesse in questo periodo, ma certamente strade progettate e gestite da ingegneri civili. Quindi, come vedete, in poche ore ho avuto la possibilità di vedere e di sfruttare i servizi messi a nostra disposizione dalle varie aree dell'ingegneria. E ho parlato probabilmente di tutte cose relativamente semplici e separate l'una dall'altra. Ci sono poi situazioni in cui addirittura l'ingegneria la riusciamo a vedere un po' con tutte le sue anime. Pensiamo ad un viaggio aereo. L'aereo è un sistema estremamente complesso, realizzato da team di ingegneri veramente multidisciplinari, perché ci sarà l'ingegnere aeronautico che ha governato l'intero prodotto, l'ingegnere meccanico che ha studiato i motori, l'ingegnere informatico o automatico che ha gestito i sistemi di controllo, l'ingegnere elettronico delle telecomunicazioni che ha gestito i servizi radio e così via. Un sistema talmente complesso che ha richiesto centinaia di persone per la sua progettazione e realizzazione, con competenze anche estremamente variegate. Vorrei anche dire che gli studi di ingegneria, sempre, anche in un periodo di crisi come quello attuale, offrono buone prospettive di lavoro. In effetti i nostri laureati hanno percentuali di occupazione quasi vicine al 100%, sicuramente maggiori di quelle che si verificano in tanti altri settori. Tra l'altro, un altro aspetto interessante degli studi di ingegneria è il fatto che fin dalle attività universitarie si ha la possibilità di interagire con i soggetti che sono poi parte attiva nelle attività che abbiamo visto finora, quindi con le aziende, le istituzioni che hanno responsabilità al riguardo. Le attività vengono anche sperimentate nei laboratori. Qualunque buon dipartimento di ingegneria, a cominciare dal nostro, offre attività di laboratorio, offre la possibilità di sperimentare effettivamente tutto quello che viene insegnato. Le avvertenze sono di due tipi, direi una, quella fondamentale, sono molti coloro che si iscrivono a ingegneria, apparentemente almeno interessati, e in effetti quello che succede è che poi alla laurea ci arriva probabilmente circa la metà di coloro che iniziano gli studi.
Lo studio di ingegneria è un po' un lavoro a tempo pieno, va affrontato dando priorità, ovviamente non è esclusivo. Io quando studiavo ho fatto sport, ho partecipato ad attività civili, politiche, sociali e così via, però avendo in mente che lo studio era la priorità principale ed è fondamentale per iscriversi in modo fiducioso, oserei dire, agli studi di ingegneria, essere sicuri di disporre di buone basi. Quindi mi avvio a concludere invitandovi a seguire da una parte le presentazioni dei miei colleghi dei corsi di laurea in ingegneria offerti da questa università, l'Università Roma 3, quindi ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria meccanica, e invitarvi a seguire le lezioni di matematica che vi stiamo proponendo appunto come verifica della preparazione iniziale. Concludo ricordando che la mia porta è sempre aperta, la porta dei miei colleghi è sempre aperta. Io ho il piacere di incontrare regolarmente gli studenti. Tra l'altro, una cosa che faccio il primo giorno di lezione è passare per le aule a dare il benvenuto, proprio come segnale di apertura, e mi auguro di incontrarvi il primo giorno di lezione come punto di partenza di un cammino insieme. Come ho detto prima, però, a due condizioni: che siate disposti ad impegnarvi e che abbiate verificato le vostre preparazioni di la vostra preparazione di base in matematica. In questa condizione sarò felicissimo di darvi il benvenuto e di lavorare insieme a voi. Grazie.